Accurato di 40. Bene, allora, innanzitutto grazie, la situazione è inusuale, dunque anche l'orario, per cui ringrazio la stampa per essere qua. Primo motivo della presenza qui è ovviamente ringraziare le forze dell'ordine che sono qua, la polizia municipale, i carabinieri, la polizia stradale, perché fanno un lavoro importante. Qualche settimana fa abbiamo presentato appunto con le forze dell'ordine lo strumento che utilizzeranno per misurare il tasso alcolico e di presenza di sostanze psicotrope negli automobilisti. La cosa che mi interessa di più di queste iniziative, per questo che adesso stanotte sono qui, è dare a questi interventi il carattere di prevenzione, cioè informare la cittadinanza sulla... sta arrivando anche il fumo dei carabinieri. Sì. Sì, sì. Anche sentiamo anche qualcuno la poi stradale. Così facciamo una foto insieme. Prego, così facciamo per la stampa, grazie. E la cosa più importante è che si sappia di quanto è l'attività di prevenzione che le forze dell'ordine mettono in campo. In questo anno io ho puntato molto l'attenzione su questo tema dell'abuso del consumo di alcol, di sostanze stupefacenti, con una serie di misure che vanno evidentemente dal coinvolgimento dei locali nella vendita di alcol, in campagne di informazione contro l'uso di sostanze stupefacenti. So bene che questa è una tastiera larga e lunga da suonare. Le forze dell'ordine che lavorano prevalentemente il fine settimana sono impegnatissime, ancora una volta io le ringrazio per il lavoro che fanno a nome mio personale e di tutta la città di Perugia. Ho insistito molte volte anche con la stampa di enfatizzare l'informazione sulla pericolosità del mettersi alla guida in uno stato di ebbrezza sotto l'uso di sostanze stupefacenti. Ho chiesto più volte ai gestori dei locali di guardare ovviamente ai profitti, ma non passare sopra al dramma che si crea nelle strade delle nostre città, Perugia come altre, per cui un accendere le luci ulteriormente su un lavoro importante che le istituzioni fanno, il non abbassare la guardia, la volontà di dire alla città di Perugia, prevalentemente ai giovani, di divertirsi, di farlo usando la testa, di farlo senza mettere in pericolo la propria e la vita degli altri, perché la sicurezza di una città è anche questa, è anche poter camminare per strada anche la notte senza la paura che ci sia al volante qualcuno che non è in grado di governare il mezzo. Per questo che continueremo questo tipo di attività utilizzando veramente tutti gli strumenti, dalle informazioni ai protocolli con i gestori dei locali, al coinvolgimento delle scuole, dell'università, fino ovviamente all'utilizzo di tutte le forze dell'ordine, dell'azienda ospedaliera. Ringrazio i medici responsabili del pronto soccorso, gli infermieri. Ecco, penso che questa sia anche la dimostrazione, la presenza qua vicino a me diverse istituzioni, diverse forze di polizia, è la dimostrazione di un lavoro sinergico e di una coesione che abbiamo messo in campo. Per questo che sono molto contento del lavoro che in questo anno abbiamo messo in campo. Ovviamente non sono soddisfatto guardando ai numeri, perché ancora sono alte le morti per overdose, sono alti i giovani che hanno incidenti sotto l'effetto di alcol. Per me non esiste un numero che mi rende felice, cioè morto per overdose vale quanto 10 o quanto 20, ovviamente più alti sono, più c'è un
una spinta che ci deve far lavorare e farci muovere di più, però ogni vita umana vale un'immensità, per cui è evidente che il nostro impegno, se mi fa dire di essere contento del lavoro che abbiamo fatto in questo anno, del fatto che c'è un coordinamento forte tra le forze dell'ordine, tra le diverse istituzioni, di questo voglio ringraziare prima di tutto il prefetto, ma il questore, il comandante dei carabinieri, il comandante della guardia di finanza, perché nel comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica si fanno delle discussioni vere, si coordinano gli interventi a ciascuno per la propria competenza e la propria materia, però dimostriamo senso dello Stato. E trasmetto a voi, prego di riferirlo ai vostri superiori, il ringraziamento della città di Perugia. Io non voglio aggiungere altro, se ci sono domande da parte dei giornalisti, altrimenti vi ringrazio ancora. Evidentemente lo scopo di una improvvisata conferenza stampa qui è proprio quello di comunicare, di far vedere che c'è una presenza, un presidio, che non è questa sera e poi sabato prossimo, nei prossimi sabati non ci sarà più. C'è tutti i sabati, c'è tutte le sere, lascio ovviamente solo ad un asterisco il fatto che non è sufficiente il numero di forze dell'ordine, di addetti o di risorse, ma non è questo il primo punto che mi interessa, la polemica con coloro che debbono mettere di più. Stiamo facendo anche questo, come avete visto io ho scritto al Ministro dell'Interno, al Presidente del Consiglio, per sottolineare quanto in una città come la nostra sia necessario non abbassare la guardia. Anche in questo caso siamo contenti quando ci portano delle comparazioni, Perugia è molto meglio di altre città, si sta meglio, l'hanno detto tutti, qui non c'è schieramento politico che tiene, no? Anzi qualche volta su questo c'è stata anche un po' di polemica. Io non mi accontento dell'analisi comparata, io guardo al valore assoluto, che comparandoci ad altre città, noi siamo città più sicura, non mi interessa. Guardo alle sostanze stupefacenti e questo mi rende assolutamente insoddisfatto del lavoro di quello che dobbiamo fare, perché significa che dobbiamo fare molto di più. Però è questa empatizzazione che mi interessa e per questo vi ringrazio che siate qua stasera. Buonanotte, grazie ancora a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. A presto. Buon lavoro. Grazie a tutti. Grazie. Buonanotte.